Ecco, buonasera, grazie di essere venuti così numerosi. La campagna elettorale è ormai nel vivo, una campagna elettorale, devo dire, durissima, perché i candidati sono tantissimi, oltre 500. E a questo proposito io voglio subito invitarvi a pensare e a riflettere su dare un voto che sia utile, cioè non disperdiamo voti in liste che non hanno alcuna speranza di entrare in amministrazione, di entrare a governare la nostra città, ma concentriamoci sulla coalizione che può essere quella vincente, che è quella di centrodestra. Non facciamo gli errori che abbiamo fatto con le elezioni a livello nazionale di dare il voto di protesta e così lasciare il governo in balia di dilettanti allo sbaraglio. Diamo fiducia al centrodestra che soltanto può dare garanzia di governabilità, garanzia di poter prendere in mano questa città e farla rinascere, perché veramente Viterbo è ridotta in una situazione di emergenza, di degrado tale che davvero non sapremo dove metterci le mani, no? Come quando si entra dentro una casa, non noi donne, ecco, diciamo adesso come faccio? Però da qualche parte dovremmo cominciare e dobbiamo dare fiducia a candidati che hanno una tale professionalità ed esperienza, nel caso di Giovanni Arena, che possono già dall'11-12 giugno rimboccarsi le maniche e prendere le redini di questa città. Non possiamo mandare a governare questa città persone che non sapranno quel giorno dove cominciare veramente, perché stiamo in una situazione di emergenza e di urgenza. Le tematiche più urgenti, inutile che ve lo dica, le strade, l'ambiente, la sporcizia che c'è ovunque nella città di Viterbo, quelle saranno le cose da affrontare immediatamente. La sicurezza, e lo dico specialmente come donna, mi voglio sentire sicura che se una sera esco a cena con le amiche, ritorno e posso tranquillamente parcheggiare la macchina sotto casa e salire a casa serenamente. Dobbiamo rilanciare questa città, dobbiamo, e per quanto mi riguarda, voglio fare una parentesi così di presentazione perché presa diciamo dalla foga elettorale non l'ho fatta. Io sono dirigente scolastica di una grande scuola qui di Viterbo, una scuola che accoglie oltre 1000 alunni, quindi immaginate ogni giorno 2000 famiglie, 2000 genitori, 4000 nonni, con tutte le problematiche, no? che sorgono ogni giorno e che devo dire nella maggior parte dei casi riesco a risolvere. Gestisco oltre 120 unità di personale, tra docenti, collaboratori scolastici, personale di segreteria, con tutte le problematiche proprio gestionali ed amministrative ed anche con risvolti civili e penali che ne conseguono. Quindi Giovanni ha pensato che questa mia professionalità fosse garanzia di un governo efficace ed efficiente. Quindi nel mio ruolo diciamo lavorativo, questo mio ruolo mi porterà a dare molta importanza alla scuola, alla cultura e alle tematiche sociali. Tematiche che sono state in questi ultimi 5 anni del tutto trascurate. Quindi la scuola, brevemente dico, gli edifici scolastici sono di proprietà del comune, non hanno le certificazioni di sicurezza, non c'è un censimento della stabilità sismica di questi edifici, cioè è necessario mettere in sicurezza le scuole dove ogni giorno si divertono 7.000 bambini in tutto il comune, cioè tutta la nostra, i nostri figli, i nostri nipoti. E è necessario fornire alle scuole l'assistenza educativa comunale. Io ho alunni con disabilità che non hanno ore di assistenza, e questa invece è una necessità, proprio una prima necessità di cui, a cui il comune deve assolutamente far fronte. Il servizio scuola, bus, non ha l'assistenza, le borse sono del tutto insufficienti. E per quanto riguarda la cultura mi sta particolarmente a cuore, chi mi conosce sa quanto ci tengo specialmente alla musica, perché ho fatto studi musicali, e quindi vorrei che questa città rinascesse anche dal punto di vista culturale. Il Teatro dell'Unione, è stato restaurato e va bene, benissimo, con i soldi però diciamo reperiti dalla precedente amministrazione, da Marini. Comunque benissimo, il restauro del Teatro dell'Unione, però non è stata fatta una programmazione di una stagione che fosse organica. Interventi sporadici ho visto, invece è necessario programmare una stagione teatrale, concertistica e operistica, insomma di livello per una città come è Viterbo. La scuola musicale comunale che è relegata in una
ciccio, periferico, insomma, piuttosto malandato, deve tornare nei locali del teatro dove stava fino a 15 anni fa. Un'orchestra della scuola, diciamo un'orchestra da Viterbese, ci sono molti ragazzi, giovani che suonano degli strumenti, e un importante punto di aggregazione potrebbe essere creare una scuola, un'orchestra proprio con sede nel teatro. Queste, e poi i siti archeologici, potrei parlare, tra l'altro voglio lasciare la parola a Fabrizio, i siti archeologici che sono del tutto abbandonati, Castaldasso, Ferento, l'Acqua Rossa, versano in uno stato di degrado, sono di nuovo sommersi, diciamo sottoterra, dobbiamo di nuovo ritirarli fuori, rifare gli scavi quasi. Quindi tutto questo va rivalorizzato, ristrutturato e potrà contribuire quindi al rilancio della città, una città che può vivere sul turismo, deve tornare ad essere attrattiva per turisti provenienti non solo dall'Italia ma dall'estero. Questo potrà portare a posti di lavoro e quindi di nuovo finalmente ad un rifiorire della nostra bella e amata Viterbo. E questo potremo farlo con amministratori preparati e competenti come Fabrizio Porcheroni, come la sottoscritta e come Giovanni Arena, esperto e competente. Ci sono tre poltrone, magari qualche signora si vuole accomodare, e perché devi stare in piedi? Ci sono tre poltrone.